tutti uniti per dire no alla camorra. Una marcia per la giustizia sociale, composta da migliaia di cittadini napoletani, si è svolta questa mattina da Piazza Dante lungo le vie del centro cittadino fino alla prefettura. L'iniziativa, intitolata Un popolo in cammino, ha visto la partecipazione di 1000 studenti di istituti medi superiori, dei centri sociali, di esponenti dell'associazionismo e di realtà parrocchiali. Innanzitutto una bella piazza, una piazza di popolo con tanti ragazzi, tanti giovani, tante associazioni, tanti parroci, tante persone che da sempre lottano contro la camorra, non con le chiacchiere ma con i fatti, stando sui territori o nelle istituzioni a seconda dei propri ruoli. E poi mi piace questa idea che si fanno tante manifestazioni, si fanno in tutta la città, ritorneremo alla sanità il 16, l'altro giorno nella zona di Porta Capuana, adesso nel cuore di Napoli, e c'è Napoli, una Napoli che è stufa della violenza, della sopraffazione, dell'indifferenza e della camorra e che sta reagendo, un bel segnale, un segnale forte che incoraggia tutti i napoletani onesti che sono la stragrande maggioranza. L'evento, che ha preso il via sulle note della colonna sonora del film I 100 passi dei Modena City Ramblers, è arrivato poi intorno alle 13 davanti alla prefettura, dove è stato consegnato un documento per chiedere più scuola, più sicurezza e più diritti. A farlo Giovanni Catenna, il 29enne ferito per errori in Piazza Sanità durante un agguato di camorra il 14 novembre scorso. Nella lettera indirizzata al prefetto sono sintetizzate le richieste fatte al governo, dai fondi per l'apertura delle scuole a tempo pieno, alla sicurezza, fino all'attenzione per i giovani e per i minori.